Comune di Bracigliano, una seduta di Consiglio Comunale, convocata proprio per dare solidarietà ad un assessore, Giovanni Gardaropoli, al quale sono state incendiate due auto e in più, nella notte, sempre nella stessa notte, fra il 12 e il 13 di novembre, di questo novembre, anche l'autocompattatore del Comune. Un messaggio camorristico? Un messaggio a qualcuno? Non lo si sa. L'autorità giudiziaria sta facendo i suoi passi. Non ti nascondo che l'entusiasmo di una volta un po' è calato, ma non perché, comunque sono passati solo 15 giorni. Lo spavento è stato tanto. Poi quando tu fai di tutto per portare avanti delle iniziative importanti per il paese, dove dai tutto te stesso, togliendo il tempo alla famiglia, al lavoro e ad altre cose, e poi ripagato in questo modo, ti senti un attimo abbattuto da questa cosa. Però io ringrazio di continuo la gente di Bracigliano, la gente per bene, le associazioni, tutta l'amministrazione, che comunque in questo periodo, la famiglia in particolare, che poi è la prima che ti sta vicino, mi stanno dimostrando grande solidarietà, e stasera è la dimostrazione che effettivamente stanno vicini al sottoscritto e all'istituzione, perché quello che è accaduto sia al sottoscritto a Giovanni Gardaropoli, però è accaduto all'intero paese. Il Consiglio Comunale è stato convocato principalmente per stare vicino al nostro assessore Giovanni Gardaropoli, che è stata vittima di questo atto innobile, un atto bruttissimo per lui, ma per l'intera cittadinanza di Bracigliano. Senta, io ho sempre presentato Bracigliano nel passato remoto e nel passato recente come l'oasi dell'agro, una cittadina tranquilla dove si sta bene, si possono trascorrere dei pomeriggi meravigliosi. Anche se è stata toccata dalla mala pianta? Sì, io penso che possiamo continuare a rappresentare Bracigliano come l'oasi dell'agro-nocerino della Valle del Lino, perché Bracigliano è così. E questi atti appunto fanno male, perché Bracigliano non è questo, Bracigliano è ben altra cosa. Noi siamo un popolo laborioso, un popolo di lavoratori che lavoriamo e soprattutto per far crescere la nostra comunità, sia nel sociale che nel culturale, soprattutto per far sì che si possa trascorrere tranquillamente una giornata, una serata qui a Bracigliano.